è una banalità, ma può facilmente essere rivoltato se si intraprende questa strada di condivisione del percorso, perché il fatto che una cosa larga parte di professione sia, diciamo, condivida questo stato di precarietà, ovviamente diventa la nostra forza nel momento in cui riusciamo a rivoltarla contro il sistema che è precario. E secondo me cercando di dare un po' di più concreto, la costruzione è questo, che secondo me non deve essere un momento, diciamo, non adatto, ma potrebbe diventare un momento che si ripete, sono probabilmente il mezzo per costruire questa, diciamo, alternativa. E secondo me la cosa importante è partire ovviamente da quello che noi abbiamo da aggiungere, quello che noi abbiamo da dare a questo sistema, per partire da una apertura di composizione che è poi il nostro obiettivo. E la collaborazione di questi vari istituti, che possono essere anche dei lavoratori, può essere dei professori precari, ma anche dei professori non precari e precarizzati in realtà dei dati di fatto. E quindi giusto per mettere un po' di carne al fuoco, ad esempio, percorso che potrebbe essere fatto, che è quello che già si sta in realtà avviando in tutta Italia, che è quello legato all'automazione, come la si vuole chiamare, che appunto può essere nell'ambito della formazione, nell'ambito dei saperi, una di quelle risposte, diciamo, al sistema di privatizzazione, soprattutto, perché non dimentichiamo che in quest'ambito ovviamente si introduce il fatto che nell'ambito, diciamo, del sistema generale si introduce la questione che ormai scuola e università non rappresentano più in alcun modo, diciamo, un mezzo per creare quella mobilità sociale, nel senso che lo studente che proviene da una famiglia più, diciamo, meno agiata è obbligato a indebitarsi con l'università, che è già all'orizzonte di tempi non suoi, per cui le sue prospettive, diciamo, per realizzarsi rimangono molto poche. E secondo me in quest'ambito l'idea della formazione possono essere quello che noi diamo di più per creare di nuovo una stabilità o addirittura per riuscire a promuovere quella che è, diciamo, il sapere bene comune, per così dirlo, una cosa che si fa di questo, che è stata discussa, diciamo, in varie situazioni. E ora, per quanto riguarda ovviamente la data del 7, come anche la data del 3 rispetto ai mezzi, secondo me sono date che attraversare, e in cui sarebbe importantissimo magari riuscire anche a creare un nesso tra le varie componenti che separatamente portano i loro discorsi, diciamo, in piazza, appunto perché, ritornando all'inizio del mio intervento, secondo me solamente attraverso, diciamo, la riconciliazione di queste varie parti precarie che sono indebolite da questo sistema, solamente la riconciliazione di tutte queste parti da lavorare insieme può produrre un vero cambiamento. Quindi a partire dal 7 fino al 15, a mio parere bisognerebbe riuscire a verificare una serie di cose, come può essere per esempio la funzionalità dei trasporti, perché sappiamo che il CRE per esempio viene fatto uno sciopero in questo anno, che rappresenta proprio quella forma, una di quelle forme di reddito, per così dire, indiretto, che può essere la risposta al modello del CRE. Concludo qua perché in realtà dicendo